Giustiastra, provincia di Macerata. Due cacciatori di cinghiali ritrovano casualmente due cadaveri di donna, o almeno ciò che rimane del pasto di animali selvatici. Jeanette May, 42 anni, ex baronessa de Rothschild, e Gabriella Guerin, 40 anni, friulana, sua amica, interprete e segretaria, erano scomparse da Sarnano, nel Maceratese, il 29 novembre 1980, il giorno prima della rapina alla filiale romana di Christie's, quella di Piazza Navona. Il 4 dicembre 1980, sui giornali compare un articolo. Il Ministero degli Esteri inglesi sta fornendo il suo aiuto e appoggio per rintracciare una donna di affari inglese scomparsa in Italia. Negli ambienti ufficiali si teme che la donna, Jeanette May, possa essere rimasta vittima di un sequestro di persona. La May era stata sposata con un membro della famiglia Rothschild, magnate della finanza internazionale. Le notizie pubblicate dalla stampa inglese dicono che la May era stata vista l'ultima volta sabato scorso in compagnia di un'amica italiana, Gabriella Guerin. Le due donne erano a bordo della macchina della May, una Peugeot, e furono viste in quel giorno nel paese di Sarnano, 64 km a sud di Ancona, sulla costa adriatica, in Abruzzo. La May è proprietaria di una villa a Schito, vicino a Sarnano. Ad amici aveva lasciato detto che avrebbe fatto un giro tra i monti che corrono paralleli alla costa adriatica. 18 giorni dopo la scomparsa viene ritrovata l'auto, sepolta sotto la neve, a 10 km da dove saranno poi rinvenuti, anni dopo, i corpi delle vittime. Il 28 agosto 1981, un anno dopo la scomparsa, si svolge una mega battuta dei carabinieri. Di Jeanette May, ex baronessa Rothschild, e della sua amica friulana, Gabriella Guerin, sulle montagne di Sarnano non vi è traccia, né resti umani né reperti di alcun genere. 500 carabinieri, con l'appoggio di 3 elicotteri, 10 unità cinofile e 10 pattuglie autotrasportate, che setacciano metro per metro dalle 8 del mattino la zona dei Monti Sibillini, compresa tra le località di Fonte Trocca, Acqua Canina, Sassutetto, un'area che alterna vasti altipiani a impervi costoni di montagna, fitti boschi e dirupi di difficile accesso. Il rastrellamento di quel giorno fa seguito alla quarantina di battute che i carabinieri avevano già effettuato nei mesi scorsi. Quassù, adesso, per noi la questione è praticamente chiusa, ha commentato il colonnello Crucini, comandante del gruppo di Macerata, che ha guidato l'operazione. Le indagini sul giallo Rothschild, dunque, acquistano ufficialmente quel giorno il primo punto fermo. La scomparsa dell'ex baronessa e della sua amica di campagna non è dovuta a disgrazia o ad omicidio occasionale. Di questo sembra convinto persino Stephen May, il marito di Jeanette, che aveva sempre fermamente sostenuto la tesi di un incidente in montagna, causato dalla bufera di neve. Ha dichiarato ai giornalisti: «Non posso escludere, allo stato delle cose, altre ipotesi sulla morte di mia moglie. Penso che la verità, quando verrà fuori, sarà molto complessa». Escluso anche il movente del sequestro di persona, Stephen May conferma che nessuna richiesta di riscatto è giunta a lui o al primo marito della donna, il banchiere Evelyn Rothschild. Un'importanza decisiva sembrano avere le testimonianze di alcuni abitanti di Sarnano, che permettono di seguire i movimenti delle due donne nella giornata di sabato 29, fino al momento della loro scomparsa definitiva, e che le segnalano la mattina di domenica 30 mentre scendono verso valle, ognuno a bordo di un'auto guidata da un uomo. La notte fra sabato e domenica, Jeanette e Gabriella l'avevano trascorsa in una baita, in località Fonte Trocca, dove sono state trovate rilevanti tracce della loro permanenza, compresi, nel bagno, i capelli perduti per pettinarsi. Probabilmente vi hanno atteso qualcuno. Quegli stessi uomini che le hanno poi portate via in macchina al mattino. Una delle due piste è che le due donne possano essere rimaste in qualche modo invischiate con la banda che nella notte tra domenica 30 novembre e lunedì 1 dicembre ha compiuto il clamoroso furto di gioielli nella filiale romana della casa d'aste di Christie's.
Jeanette a Londra frequentava gli ambienti della Christie's, poteva essere a conoscenza di certe notizie. Un telegramma, proveniente da Roma, recapitato a Jeanette May qualche giorno prima della scomparsa e del furto di Christie's, presso l'albergo ai Pini di Sarnano, in cui le due donne alloggiavano, recitava così: «Ti aspettiamo giovedì in via Tito Livio 130, appartamento 130, Roland». In via Tito Livio, al civico 76, abitava allora Pippo Calò. Il 17 marzo 1983, una novità, un nuovo impulso alle indagini, il capitano Giacomo Battaglia e il tenente Carlo Ceresetti volano a Londra. I due ufficiali dei carabinieri tengono nella sede di Scotland Yard un colloquio con funzionari della squadra criminale della polizia londinese. Ascoltano poi dei testimoni, di cui non si conosce l'identità. Quel che è certo è che la pista su cui si muovono queste indagini incrociate a Londra e a Roma è quella dell'assassinio dell'antiquario Vaccari, massacrato a coltellate. Un delitto che scopre le fila di un affare di miliardi legato al traffico degli stupefacenti e al mercato delle opere d'arte. Ma la situazione non si sblocca e nel 1985 il giudice istruttore di Macerata, Alessandro Iacoboni, rivela: «Ho avuto in mano l'inchiesta alla fine del 1982 e da allora non ho fatto che imbattermi in fatti strani, paralleli alla mia inchiesta, a cominciare dal furto di gioielli alla casa d'aste di Piazza Navona, per finire all'omicidio dell'antiquario Sergio Vaccari». Sergio Vaccari, 47 anni, figlio di tipografi milanesi, viveva a Londra, dove, ufficialmente, faceva l'antiquario, e aveva un negozio in Kensington Park. Vaccari, trovato selvaggiamente assassinato nel costoso appartamento che aveva affittato da soli 3 mesi nell'elegante quartiere di Holland Park, conduceva una doppia vita, operando anche nel settore dello smercio di cocaina. Viene ucciso il 16 settembre 1982. Nell'abitazione vengono trovate numerose tracce di droga, tali da far ritenere che la casa servisse all'antiquario come magazzino all'ingrosso per lo smercio della cocaina in numerosi paesi europei. La polizia inoltre ha scoperto un passaporto britannico falso con le foto dell'antiquario e con false generalità, evidentemente ritenuto utile per confondere le tracce durante i frequentissimi spostamenti di Vaccari fra Londra, l'Italia e gli Stati Uniti. A Londra si parla con molta insistenza di un ruolo della mafia nei traffici di droga compiuti dall'Italia e quindi della sua morte. Vaccari fu ucciso con 15 coltellate, dopo essere stato colpito più volte alla testa e non senza che prima gli avessero strappato un paio di denti. Nel giro degli antiquari di Portobello Road, che l'italiano frequentava saltuariamente, nessuno si è stupito molto per la notizia del delitto e neppure per le possibili implicazioni della mafia e per il traffico di cocaina. «Non abbiamo mai creduto fosse un vero commerciante di antiquariato», ha detto un antiquario della zona. Sapevamo che l'italiano spendeva le sterline come biglietti del Monopoli. Solo per l'appartamento di Londra, dove viveva saltuariamente, spendeva l'equivalente di 2 milioni e mezzo di lire mensili. Anche i familiari del defunto non sono sembrati sorpresi dall'apprendere che l'antiquario era stato assassinato. L'8 marzo 83 Iacoboni interroga 3 persone, il gioielliere Gianni Bulgari e sua moglie Nicole e il marchese Paolo Antonio del Pennino. Quest'ultimo era il battitore della filiale romana della casa d'aste di Christie's. Bulgari viene sentito come amico di Jeanette May e frequentatore di ambienti del bel mondo internazionale. Bulgari era stato rapito diversi anni prima dai marsigliesi, cui vennero pagati 10 miliardi per il solo rilascio. Emerge che Jeanette May frequentasse anche Sergio Vaccari, né si esclude un rapporto di affari fra di loro, a proposito di una presunta ricettazione di preziosi sottratti alla famiglia Rothschild nel corso della causa di divorzio. Si scopre inoltre che a Londra la May frequentava gli stessi ambienti del marchese Paolo Del Pennino. In casa della segretaria di Del Pennino, Paola Trivellato, viene sequestrata una piantina planimetrica della Christie's di Roma,
consegnati i percorsi usuali dei funzionari. Inoltre Jeanette May aveva rapporti con un altro antiquario di San Benedetto del Tronto, Agostino Vallorani, e che Vaccari, secondo un suo socio, Renato Squatrini, aveva rapporti con un marchese coinvolto nel giallo Rothschild. Gli inquirenti quindi rianalizzano il caso di Pasquale Zito, un pittore romano abbastanza noto, finito in carcere qualche tempo prima perché esportava all'estero eroina celandola nelle cornici. Zito è padre di due fra gli arrestati per la rapina al caveau della Banca di Andalusia. A capo di quel comando vi era Luca Petrone, appartenente ai NAR, ed arrestato poi a Londra per omicidio. Si può dunque pensare che Jeanette May sia finita in una vasta organizzazione di traffici illegali internazionali. Eroina, opere d'arte rubate, gioielli di oscura provenienza, come alcuni di quelli trovati in possesso di Flavio Carboni e presumibilmente passati attraverso le stesse mani londinesi. Ad aprile 1983, in una cassetta di sicurezza intestata a Vaccari, a Londra, viene ritrovata la foto che riproduce uno dei gioielli, preziosissimo, rubati a Roma. Il fratello di Vaccari era inoltre socio in affari di Ernesto Diotallevi. La baronessa Jeanette, uccisa in campagna, l'antiquario Vaccari, torturato ed ucciso a Londra. Vaccari viene ritenuto una delle ultime persone ad aver visto Roberto Calvi. Insieme avrebbero partecipato all'ultima cena del banchiere, dopo che questi era stato prelevato dal Chelsea Cloister. A parlarne fu un confidente triestino delle Fiamme Gialle, Eligio Paoli. Il ruolo più delicato di Vaccari sarebbe stato quello di procurare un'imbarcazione, la Ram Road, ormeggiata nei pressi di casa sua, ed utilizzata, si ipotizza, per portare il corpo del banchiere sotto il ponte dei Frati Neri ed appenderlo già morto all'impalcatura. È lo stesso Eligio Paoli ad aver riferito che Calvi avrebbe partecipato ad una cena con Vaccari, Flavio Carboni e Licio Gelli. Secondo il collaboratore Marino Mannoia, ad uccidere Calvi sarebbe stato il mafioso Franco Di Carlo, di stanza a Londra, su ordine di Pippo Calò. Gli esecutori materiali dell'omicidio Calvi, al processo, vennero indicati dall'accusa come Franco Di Carlo e l'ex cutogliano Vincenzo Casillo, che sarebbe passato alla famiglia Nuvoletta, da sempre mafiosa. I mandanti, Pippo Calò e Licio Gelli, che con Calvi avevano perso molto denaro e forse altro avevano da perdere. Casillo saltò in aria a Roma, Di Carlo diventerà collaboratore di giustizia pur rinnegando sempre di essere il killer di Calvi. Nel 1993 parlò della vicenda Valerio Viccei. Viccei, ex estremista di destra, era l'autore della rapina dell'87 alla Sofa Deposit Bank di Londra, definita la rapina del secolo, denaro, gioielli, persino cocaina, per un valore di 60 miliardi dell'epoca. Furono 126 le cassette svuotate nel corso della rapina dai banditi in giacca e cravatta, che si introdussero nel deposito munito di meccanismi di sicurezza ultra fortificati, con sensori termici e allarmi infrarossi. Per quella rapina venne arrestato a Roma Agostino Vallorani, che venne sospettato di essere la persona che aveva commissionato la rapina. Viccei, in quell'anno, nel 93, dice di aver trovato fra le cassette svaligiate una intestata a Franco Di Carlo, contenente un passaporto in bianco rilasciato dallo Stato Vaticano a Roberto Calvi, oltre a una carta d'identità, e di avere importanti informazioni sulla morte della baronessa Jeanette Rothschild. Ma Viccei venne ucciso in uno scontro a fuoco coi carabinieri, un episodio definito dai giornali dell'epoca con molti contorni in ombra. Dopo la morte di Vaccari, un informatore, Frank Jennings, entrò in contatto col giornalista Charles Rowe. Stando al racconto del giornalista inglese, l'informatore avrebbe asserito di aver incontrato per la prima volta Sergio Vaccari in un negozio di antiquariato a Portobello Road, di averlo quindi un giorno, nell'estate 82, accompagnato a prendere una cassaforte ed aver visto nell'occasione, tra le carte in possesso dell'antiquario, alcune fotografie del banchiere milanese, fra le quali una in cui indossava un colletto da prete.
nonché quelle di due donne diverse, in una delle quali aveva riconosciuto Jeannette, moglie separata del finanziere britannico Evelyn de Rothschild.